Esercizio numero 13. Due carrelli A e B di masse diverse, 10 kg e 20 kg, si trovano vicini, fermi. La persona M sale dentro al carrello A, spinge via il carrello B. Siccome trascuriamo l'attrito, non solo il carrello B accelera verso destra, con 4 metri al secondo quadrato, ma il carrello A non rimane fermo perché non c'è l'attrito, ma retrocede a sinistra, con un'accelerazione più piccola, 1 metro al secondo quadrato. Due domande: quanta forza si scambiano i carrelli e qual è la massa della persona? Questa è la situazione, la forza che si scambiano i due carrelli, FBA, FAB, significa FAB, significa la forza che A fa su B, FBA la forza che B fa su A, ma noi già sappiamo che per il terzo principio di Newton queste sono due forze di azione e reazione, A spinge B, B a sua volta spinge A, quindi A mentre spinge B automaticamente riceve una spinta all'indietro da B. E quindi queste due forze, FAB e FBA, sono uguali e le chiamo direttamente F. Le accelerazioni sono diverse. Ora, se le masse dei due carrelli, con la persona pure compresa, fossero uguali, cioè per esempio se la persona avesse una massa di 10 kg, allora il carrello A con la persona farebbe 20 kg, il carrello B 20 kg, e quindi a parità di forza scambiata, le due accelerazioni sarebbero uguali. Invece non lo sono, l'accelerazione di B è più grande e l'accelerazione di A è 4 volte più piccola. Adesso quindi usiamo il secondo principio di Newton e noi sappiamo che a parità di forza scambiata, se un sistema, un oggetto, accelera 4 volte di meno, vuol dire che ha una massa 4 volte maggiore. Quindi vuol dire che la massa del sistema A, cioè carrello più persona, è 4 volte più grande della massa del sistema B, cioè è 4 volte più grande di 20 kg, quindi è 80 kg. Quindi questo problema si può risolvere a mente dal confronto delle accelerazioni. Il sistema A è carrello più persona, quindi fa 80 kg, ma il carrello è 10 kg, la persona è 70 kg. Quindi ecco la risposta a mente, la persona ha una massa di 70 kg. Poi per calcolare l'intensità delle forze di azione e reazione si utilizza il secondo principio di Newton, o applicandolo al sistema A o al sistema B, è lo stesso. Per esempio, se lo applichiamo al sistema A, la forza che subisce è la massa per l'accelerazione, quindi dobbiamo mettere 80 kg per 1 metro al secondo quadrato e fa 80 newton. Se invece il secondo principio lo applichiamo al sistema B, dobbiamo moltiplicare la massa di B, 20 kg, per 4 metri al secondo quadrato l'accelerazione e fa di nuovo 80 newton. Qui c'è lo svolgimento tecnico. Si scrivono le leggi di Newton per il sistema A e per il sistema B, quindi forza totale su A uguale la massa totale del sistema A per la sua accelerazione. Massa totale è il carrello MA più la persona, e questa è l'incognita. Poi si scrive la legge di Newton per il sistema B, quindi la forza totale su B è la massa di B per la sua accelerazione, e qua possiamo subito fare il calcolo perché non c'è nessuna incognita, a differenza invece dell'altra equazione dove non conosciamo la massa della persona. Quindi sostituiamo direttamente i numeri e MB per AB sono 20 kg, la massa di B per l'accelerazione di B, 80 newton. Non abbiamo detto però chi sono le forze totali, dobbiamo fare l'analisi delle forze sui due carrelli. Sui due carrelli agiscono non solo le forze di scambio FBA e FAB che sono uguali, ma agiscono anche il peso e la forza vincolare, che però sappiamo che si annullano tra loro, quindi peso e forza vincolare è come se non ci fossero. Quindi in pratica le forze totali, la forza totale su A corrisponde a solo FBA e la forza totale su B corrisponde alla sola FAB. Infatti forza totale su A è FBA, cioè F, e forza totale su B è di nuovo F. F è il valore comune delle due forze di azione e reazione. Quindi abbiamo calcolato che F, questa forza che si scambiano i carrelli, è 80 newton. Ora che conosciamo che anche quest'altra di scambio è 80 newton, possiamo ricavare la massa del carrello. Prima ricaviamo la massa totale MA più M, dividendo la forza da 80 newton, F diviso l'accelerazione di A, quindi 80 newton diviso 1 metro al secondo quadrato e fa 80 kg. Quindi 80 kg è la massa complessiva del sistema A, carrello più persona. Poi per ricavare l'incognita basta fare 80 kg meno MA, cioè se la massa totale è 80 kg, levo 10 kg di carrello e rimangono 70 kg di persona.
Questo è il procedimento tecnico, è più complicato di quello che invece era il procedimento intuitivo a mente che abbiamo fatto all'inizio. A mente si capiva meglio l'esercizio.